Secondo Albert Einstein, la principale preoccupazione degli scienziati doveva consistere nell'impedire che le loro creazioni diventassero una maledizione per l'umanità. Questa affermazione è del 1931, quando già ricercatori nazisti gettavano le basi per creare gli strumenti di morte che avrebbero perfezionato durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra essi era l'Arado 234, conosciuto come Blitz, lampo, un avanzatissimo bombardiere ricognitore a reazione. Sul campo di battaglia, la conoscenza dei movimenti del nemico è fondamentale. Durante la Prima Guerra Mondiale apparvero i palloni da osservazione COCAT, vincolati sopra le trincee. Molto più sofisticati erano gli enormi dirigibili Zeppelin, anch'essi impiegabili nella ricognizione. Palloni dirigibili, però, erano molto vulnerabili e ben presto ad essi si affiancarono aeroplani equipaggiati di macchine fotografiche con le quali sorvolavano le linee nemiche, ma con il loro armamento leggero le perdite erano alte. Quando la guerra tornò a colpire l'Europa, le colonne tedesche sapevano perfettamente come muoversi grazie al supporto della ricognizione. L'osservazione aerea ricorreva anche ai Fiesler Stork come quello che liberò Mussolini nel 1943 dalla sua prigione su Gran Sasso. Era una meraviglia aerodinamica, con avanzati dispositivi di ipersostentazione che permettevano di atterrare e decollare ovunque. L'Henschel 126, dalla caratteristica ala parasole, era più grande e pesante e fu largamente impiegato sul fronte russo. Di tutt'altra natura era l'autogiro senza motore Focke Aggelis che veniva rimorchiato dai sommergibili in emersione e consentiva al pilota osservatore un più ampio orizzonte. Probabilmente l'aereo più bizzarro in questa categoria fu il Blohm & Voss BV-141. Creato dal dottor Richard Vogt, era caratterizzato da una cellula asimmetrica. Non ebbe grande successo e fu scarsamente utilizzato nel 1941 sul fronte orientale. Gli alleati non restarono indietro e tra le loro migliori creazioni vi fu l'inglese De Havilland Mosquito, interamente in legno compensato. Tra i più veloci aerei con motori a pistoni poteva raggiungere quote molto elevate, ma ebbe successo anche nella caccia ai missili di crociera V1, dei quali distrusse circa 600 esemplari. La sua velocità lo rendeva poco vulnerabile e in media subì una perdita ogni 2000 missioni. Negli Stati Uniti, risultati di pari rilievo furono ottenuti con gli F-4 e gli F-5, versioni da ricognizione dei caccia P-38 Lightning, nel muso dei quali erano installate sofisticate fotocamere ad alta risoluzione. Le pellicole impressionate venivano rapidamente sviluppate all'aeroporto e le fotografie potevano essere consegnate ai comandanti di reparto in tempi molto brevi.
Il Lightning era una piattaforma ideale, in quanto veloce, stabile, maneggevole e con un raggio d'azione superiore a quello di molti altri caccia. Il muso presentava un grande volume interno e le macchine fotografiche erano lontane dai motori e dalle loro vibrazioni. Un'altra realizzazione tedesca fu il Focke-Wulf 189, impiegato per l'osservazione a breve raggio che svolgeva in diretta cooperazione con le forze di terra. Anch'esso fu impiegato principalmente sul fronte orientale. Il Dornier 335 Pfeil, Freccia, era un curioso bimotore, con un'elica attraente ed una spingente, adatto ad ogni tipo di missione di combattimento e ovviamente anche alla ricognizione, data la sua grande velocità. Il bireattore Einkel 280 fu un precursore delle possibilità della propulsione a reazioni, anche se non ebbe alcun impiego quale ricognitore e anche come caccia non divenne operativo. Fu il primo aereo da caccia a reazione a volare, ma la Luftwaffe gli preferì lo straordinario Messerschmitt 262, che era di almeno 150 km orari più veloce di qualsiasi suo avversario. Alla base del suo successo vi erano due turboreattori assiali Junkers Jumo 004 Orkan che producevano 900 kg di spinta ed avevano una vita operativa di circa 25 ore. Gli stessi motori Jumo erano destinati anche al bireattore Arado 234B, che ebbe Erik Sommer tra i primi piloti operativi. Io stavo nell'abitacolo di questo bellissimo aeroplano. Mi è stato detto che i meccanici lo lucidavano impiegando 70 kg di pasta abrasiva per ottenere la massima velocità. La visibilità era splendida in tutte le direzioni, tranne che all'indietro. La macchina bellica tedesca risorse dalle ceneri della Prima Guerra Mondiale, prima clandestinamente, poi alla luce del sole, e un grande impegno fu posto nello sviluppo della Luftwaffe. L'industria ottenne ritmi produttivi eccezionali e le catene di montaggio sfornavano in grande serie aerei da caccia e da trasporto, bombardieri e addestratori, ignorando i limiti imposti dal Trattato di Versailles. La Arado produceva aeroplani a centinaia, sia su licenza che di progetto proprio. Come l'aerosilurante AR-195 e il ricognitore AR-198. L'Arado 231 era destinato ad essere imbarcato, smontato, a bordo di sommergibili che lo impiegavano per la ricognizione.
La R-240 era un aereo da combattimento avanzato che incorporava caratteristiche nuove come i freni aerodinamici in coda. Destinato alla ricognizione, fu abbandonato per decisione politica nel dicembre 1942. Chiamato Mille Piedi per il suo carrello, l'Arado 232 doveva sostituire il vecchio trimotore da trasporto Junkers 52. Tuttavia, riuscì solo parzialmente nell'intento. A parte diversi progetti non realizzati, il più sofisticato fu il Blitz. Era una macchina di eccezionale eleganza, con due motori Yumo 004B1 da 900 kg di spinta al decollo, appesi alle ali come nel Messerschmitt 262. L'avviamento avveniva con un piccolo motore Riedel bicilindrico a benzina commessa in modo a strappo o a batteria. I due Yumo potevano essere accesi anche impiegando dei gruppi starter su carrelli per non affaticare le batterie. I prototipi decollavano utilizzando un carrello sganciabile triciclo con telaio a T, sopra il quale venivano montati mediante tre martinetti a comando manuale. I rullaggi furono convincenti e si decise di procedere con questa soluzione dopo aver rinforzato i pattini stabilizzatori. Per rallentare la caduta del carrello fu previsto un paracadute, sperimentato su di una R-232, e alla fine questa curiosa procedura sembrò funzionare. Il carrello correva al suolo e quando l'aereo cominciava ad alzare il muso, i cavi di ritegno si sganciavano mentre usciva il paracadute freno allo scopo di rallentare il distacco ed evitare che il complesso rimbalzasse andando a urtare la fusoliera del Blitz, come invece poteva accadere con il Messerschmitt 163 Comet. Ma non sempre le cose andavano come previsto, soprattutto se il paracadute non si apriva regolarmente. Quando l'aereo era in aria, tutti i pattini venivano retratti. Quando l'aereo era in volo livellato e tutto era ok, il suo pilotaggio era gradevolissimo. In particolare, i prototipi si potevano guidare con due dita. I pattini consentivano un atterraggio di lunghezza normale, come avviene per gli alianti. Quello centrale, al quale era applicato il carrello, rientrava a comando idraulico e sotto le gondole dei motori vi erano due pattini stabilizzatori più piccoli. Il carrello aveva i freni su tutte le ruote e quella anteriore era dotata di sterzo. In alcuni collaudi il carrello sganciabile fu fissato, ma il comportamento in volo ne risentiva grandemente. Alterava il centro di gravità e con esso vi furono alcuni atterraggi disastrosi. Inoltre, i freni erano scarsamente affidabili e molto sensibili,
dimostrando che il carrello sarebbe stato il punto debole della macchina. Ci avevano detto che l'aereo avrebbe potuto atterrare dovunque, ma non era affatto vero. Bisognava conoscere la superficie sulla quale posarsi. Volare senza sganciare il carrello era impossibile e atterrare sui pattini era comunque non facile. Ci voleva un carrello convenzionale. Il pilota entrava nell'abitacolo da un portello di plexiglass sopra il sedile. Il muso era praticamente tutto trasparente, secondo una concezione cara ai progettisti tedeschi. Una volta, quando stavo per essere investito da una burrasca, scesi piuttosto veloce sul prato e l'aereo scivolò come se fosse stato sul sapone. Non c'era mezzo di frenare sull'erba bagnata. Quando si fermò, residui di combustibile nelle gondole dei motori presero fuoco e il Blitz fu quasi completamente distrutto. La possibilità offerta dai pattini di atterrare quasi dovunque su terra, erba, neve o ghiaccio era assolutamente teorica. Durante la corsa al suolo il bireatore era praticamente incontrollabile e soprattutto al di fuori di un aeroporto attrezzato non poteva più essere utilizzato. Quando l'aereo si fermava, i meccanici accorrevano con i loro dispositivi di sollevamento, lo tiravano su e gli infilavano sotto il carrello. Quindi un trattore lo rimorchiava nell'hangar. Io rimanevo nell'abitacolo immobile, senza poter fare nulla. Naturalmente fui molto contento quando apparve il nuovo carrello retrattile. In realtà non si può dire che la soluzione dei pattini non funzionasse, in quanto vi furono centinaia di atterraggi perfetti. Tuttavia, bisogna dire che molti tra i migliori progetti tedeschi furono guastati da un insieme di carrello e freni di scarsissima affidabilità o funzionalità. Montato in un contenitore ventrale, un paracadute che riduceva la corsa al suolo divenne una caratteristica standard di tutti gli AR-234 di serie. In particolare, dopo lo sbarco in Normandia, la Luftwaffe ebbe bisogno di nuovi aerei da ricognizione. Io compii la prima missione di ricognizione sul fronte dell'invasione il 7 agosto 1944, data della prima uscita operativa da parte di un ricognitore a reazione. La R-234B di serie volava a 742 km l'ora a 6.000 metri, ma naturalmente poteva operare anche a quote molto superiori e quindi era irraggiungibile dai caccia nemici. Per ironia della sorte, un Blitz alla sua prima missione fu colpito per errore dalla contraerea amica. Sorvolavamo l'intera zona del fronte di invasione e l'Inghilterra meridionale, con tutti gli aeroporti dai quali operavano gli americani. Era come se tutto il sud dell'isola fosse un aeroporto.
Le fotografie che riprendevo dimostrarono anche che V1 e V2 non avevano affatto spazzato via gli inglesi, a differenza di quanto diceva la propaganda di Himmler. Just hold out on the eastern front one more week. Our wonder weapons will destroy London and England. Durante i miei voli incontravo dei moschito da ricognizione, disarmati come me. Non potevamo fare altro che salutarci. L'atterraggio non comportava difficoltà ed avveniva a circa 146 km all'ora, alla portata di tutti i piloti. Il Blitz, che pesava al termine del volo circa 5 tonnellate e mezza, si fermava in 500 metri. Il gettito dei motori Orkan era insufficiente per la produzione dei Blitz e la Arado, fin dall'inizio, aveva previsto una soluzione alternativa, il 234C con 4 BMW 003 Sturm da 800 kg spinta. Questa soluzione era stata sperimentata sul 234V6 con 4 gondole separate, ma gli fu preferito il V8 con i motori appaiati. Il normale carrello triciclo retrattile fu sperimentato sul prototipo V9 già rappresentativo della versione B. Questa aveva fusoliera di sezione leggermente maggiorata e robustita, con un carrello dai grandi pneumatici singoli a bassa pressione, i cui elementi centrali sottraevano spazio al combustibile. Al decollo, la R234B di serie pesava tra 8.400 e 9.800 kg. Come si è visto, la progettazione dei carrelli non era certo congeniale all'industria aeronautica tedesca e la R234B soffriva dell'instabilità dovuta ad una carreggiata troppo stretta e del molleggio supplementare prodotto dai grandi pneumatici a bassa pressione, poco adatti alle piste in asfalto o cemento armato. Tuttavia, l'abolizione del carrello sganciabile costituì un innegabile progresso. Caratteristica dei turboreattori di prima generazione era l'elevatissimo consumo di combustibile, per cui, per migliorare l'autonomia, furono adottati serbatoi supplementari da 300 litri, sospesi alle gondole dei motori. Tutta la capacità interna, pari a 3.800 litri, era rappresentata da due serbatoi flessibili in fusoliera. L'autonomia variava da 670 km alla quota minima a 1630 a 9000 metri. La lenta accelerazione dei reattori portava ad una corsa di decollo di 1220 metri e, per abbreviarla, si ricorreva a due razzi ausiliari Walter a propellente liquido da 500 kg spinta. Anche l'ultimo Blitz sopravvissuto, quello della Smithsonian Institution di Washington, ne è dotato. Sganciati pochi secondi dopo il decollo, erano molto diversi dai Rato o Yato utilizzati durante e dopo la guerra dagli aerei inglesi e americani.
Questi, infatti, erano semplici bombole caricate con una miscela di perclorato di potassio e asfalto, mentre i razzi tedeschi erano del tipo a due propellenti liquidi utilizzato anche sui caccia Comet. Questi razzi di decollo erano conservati a secco e venivano poi trasportati all'area di rifornimento su uno speciale carrello. Il C-Stoff, un catalizzatore costituito da una miscela di idrazina, acqua e alcol, non richiedeva particolari attenzioni. Il T-Stoff, invece, costituito da perossido di idrogeno più un prodotto stabilizzante, era estremamente tossico e corrosivo e costringeva gli addetti a rifornimento a indossare indumenti protettivi. Costosi ma affidabili, i razzi Walther venivano recuperati tramite un paracadute applicato alla parte anteriore. Una volta accesi per il decollo, i razzi non potevano essere spenti, per cui la manovra doveva essere comunque portata a termine, anche se in caso di emergenza si poteva azionare un comando di sgancio rapido. Naturalmente, se per un guasto se ne fosse sganciato soltanto uno, l'aereo sarebbe divenuto ingovernabile. L'uso di razzi di decollo testimonia la predisposizione tedesca a soluzioni tecniche complesse. Infatti, l'industria non avrebbe avuto alcuna difficoltà a realizzare dei propulsori a propellente solido, eventualmente di tipo a perdere, con il risultato di avere maggiore spinta, più facilità di funzionamento, economia di esercizio e uguale affidabilità. Con l'armamento massimo, costituito da tre bombe da 500 kg, due sotto le gondole dei motori ed una sotto la fusoliera, ed eventualmente due cannoni da 20 mm sparanti all'indietro, il Blitz richiedeva l'uso dei razzi di decollo. La mia preoccupazione era che accadesse qualcosa mentre ero in atterraggio, in decollo o durante la salita in quota. Non appena entravo in volo livellato, non avevo più nulla da temere. Nessun aereo nemico era sufficientemente veloce da mettermisi in coda. Nell'ottobre 1944 il Blitz era ancora una novità, come dimostrano gli avieri che si affollano attorno al muso dell'aeroplano che il pilota Horst Götz sta per portare in missione di ricognizione sulle posizioni anglo-americane. Gli unici momenti in cui la R-234 era vulnerabile erano il decollo e soprattutto l'avvicinamento e l'atterraggio. I caccia inglesi e americani ne approfittarono e riuscirono ad abbattere alcuni di questi bireattori. Il plexiglass dei trasparenti aveva uno spessore di 5 mm ed offriva scarsa protezione, ma una superba visibilità. Era invece cieco il settore posteriore, ma si rimediò con l'introduzione di un retroscopio. Questo dispositivo fu un'idea di Eric Sommer. And this telescope
Il retroscopio era stato progettato quale sistema di visione per carri armati ed era un aggeggio piuttosto pesante. Lo sarebbe stato per un carro, figurarsi per un aeroplano. Ma era molto rassicurante poter esplorare il cielo dietro di noi e scoprire che era tutto libero. Neppure l'introduzione di aeroplani così avanzati poté influire in modo apprezzabile sull'andamento delle operazioni. Tuttavia, il personale della Luftwaffe cercava di dimostrare almeno un ottimismo di facciata, come nel caso di questi uomini che comunicano via radio con i loro compagni di volo. Horst Götz, a sinistra dello schermo, era uno dei piloti d'élite assegnati ai Blitz. In questo filmato, ripreso da Eric Sommer, Götz e i suoi compagni non sembrano preoccupati per l'ormai ineluttabile fine della Luftwaffe e del loro paese. Una volta nel corso della guerra, i soldati tedeschi si trovavano a dover difendere il territorio nazionale. Le perdite di uomini e mezzi e le distruzioni delle città e delle industrie erano ad un livello fino a quel momento impensabile. Soprattutto l'annientamento delle raffinerie mediante massicci bombardamenti aerei a mettere in ginocchio la macchina bellica tedesca. Incredibilmente, invece, le fabbriche continuavano a produrre aeroplani. Ma mancava tutto il resto. Il mio comando fu trasferito a Biblis, nella Germania meridionale, da dove operavo su tutto il settore compreso tra le Alpi e l'Olanda. Era un pessimo aeroporto, nebbioso, circondato da aree industriali, dove si respiravano fumo e umidità. Nell'inverno del 1944, a Biblis, un sidecar cingolato Kettenkrad fu assegnato al Sonderkommando di Götz e Sommer per il recupero dei razzi di decollo sganciati. Talvolta il freddo e la neve erano tali da impedire l'attività di volo e la vita era difficile, anche se non insopportabile, e lo spirito di corpo era alto. In pratica, la base era inserita nella foresta e tutto era mobile e mimetizzabile, come l'autocarro utilizzato per le comunicazioni radio. L'aeroporto era stato costruito per servire ad un solo arado 234 che rimaneva in attesa coperto da tendoni. In decollo ed atterraggio bisognava che tutto andasse bene, date le dimensioni della pista ricavata tra gli alberi. Il cielo sopra Biblis era tutt'altro che tranquillo, come dimostravano le scie di condensazione,
testimoni dei duelli tra i caccia tedeschi e la scorta dei bombardieri americani. Le operazioni poterono riprendere solo nel gennaio 1945, quando a Biblis smise di nevicare. La ricognizione in Italia non esisteva più e io fui incaricato di stabilirvi un nuovo centro operativo. Il 25 dicembre un attacco alleato distrusse il ricognitore di Sommer, che fu prontamente sostituito. Nel febbraio successivo toccò ad un convoglio stradale di rifornimenti subire l'attacco dei cacciabombardieri anglo-americani. E la distruzione fu totale. La durezza dell'inverno 1944-45 aveva rallentato l'avanzata degli alleati, ma non l'aveva certamente fermata. In Italia settentrionale la lotta era con il fango. Talvolta la si vinceva, ma le condizioni ambientali erano comunque insopportabili. Con la forza della disperazione, la propaganda nazista continuava a cercare di alimentare speranze di vittoria. Ma per i più, questa speranza era svanita da tempo. Nonostante la scarsità di motori, i Blitz non mancavano. Ne furono costruiti quasi 300 e ne entrarono in servizio poco meno di 150. Gli AR-234 si segnalarono come bombardieri nelle azioni contro il ponte di Remagen. Nel 1945 aveva assunto grande importanza nella condotta delle operazioni il bireattore Messerschmitt 262. Il 262 fu, assieme agli ME-109G e K e alle ultime versioni del Focke-Wulf 190, uno dei migliori aerei da combattimento tedeschi, per limitare la valutazione a quelli entrati in servizio in quantità apprezzabili. Nonostante i ritmi imposti dalla guerra, la messa a punto della Rado 234 era stata laboriosa. I tedeschi mancavano di un vero bombardiere strategico e per colpire l'Inghilterra fecero un grande ricorso ai missili balistici V2, che cadendo sul bersaglio a quasi 6.000 km all'ora non erano intercettabili. Se le cosiddette armi di rappresaglia come V1 e V2 erano le più avanzate del conflitto, la Rado 234 era l'aereo da ricognizione più moderno e la Luftwaffe ne era orgogliosa. Gli alleati invece erano sconcertati per l'impossibilità di intercettarlo. Tra i più frequenti obiettivi della ricognizione da entrambi le parti vi erano i ponti sul Reno, sui quali la presenza dei Blitz era frequente. Questo, con un motore in fiamme, dimostra che c'era un limite anche alla possibilità di sopravvivenza del bombardiere Lampo. Tutti attinsero alle tecnologie tedesche e le impiegarono, ma la Germania stava già lavorando a programmi più avanzati che avrebbero superato ciò che americani e inglesi fecero nell'immediato dopoguerra. Ancora oggi non sappiamo tutto su quegli sviluppi. Tra gli aerei recuperati dagli alleati vi erano numerosi AR-234.
Con l'operazione Lusty, squadre di specialisti inglesi e americani furono incaricate di recuperare gli aerei della Luftwaffe di maggior interesse dal punto di vista tecnologico e soprattutto di farlo prima che ci riuscissero i russi. Le prede belliche erano portate in volo a Cherbourg, dove erano imbarcate per il viaggio verso gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Tra gli aerei recuperati dalla squadra dei Watson's Raiders vi erano due Arado, subito riverniciati con i colori dell'USAF. A Cherbourg furono portati tra gli altri un caccia notturno Heinkel 219 e un Messerschmitt 262 in versione monoposto. Un'altra preda di particolare interesse fu questo Messerschmitt 262 in versione biposto da caccia notturna. Per proteggere gli aeroplani dalle intemperie sul ponte delle navi, si usò una particolare vernice, detta cocoon. Come abbiamo visto, oggi nel mondo vi è un solo Arado Blitz. Quello della collezione del National Air and Space Museum della Smithsonian Institution. Perfettamente restaurato, è ritornato alle condizioni originali. Negli Stati Uniti è stato pilotato dal generale Fred Ascani. Ho volato 5 o 6 volte con questo aeroplano e l'ho apprezzato molto. Era confortevole, sembrava di essere seduti su una poltrona. La visibilità che si godeva dall'abitacolo era come quella offerta da un elicottero. Mi ricordo quell'aeroplano come una macchina molto stabile e dal pilotaggio facile. Il problema principale era mettere in moto i motori, ma quando ci si riusciva non si incontrava più nessun tipo di difficoltà. L'aereo, come molti altri jets della prima generazione, presentava il fenomeno detto della cavitazione. Cioè, durante l'avvicinamento e l'atterraggio, si aveva l'impressione che fosse come legato ad un elastico. I motori vi spingevano avanti e poi avevate la sensazione che vi trattenessero. I tedeschi, se lo avessero voluto, avrebbero potuto usare l'Arado come un intercettore per affiancare i Messerschmitt 262. Dopo la guerra, l'Arado lasciò la sua impronta in diversi tipi di bombardieri medio-leggeri a reazione, in particolare nell'Ilyushin 28 sovietico e nell'inglese Canberra. Il bireattore della English Electric volò per la prima volta nel 1949 ed è in servizio ancora adesso. Gli Stati Uniti acquistarono la licenza di produzione del Canberra e ne svilupparono il Martin B-57, che divenne un aereo da combattimento tuttofare, sostituendo egregiamente il Douglas A-26 Invader e prendendo parte alla guerra in Vietnam. Ne furono sviluppate anche speciali versioni per la ricognizione ad alta quota con ali di maggiori dimensioni e prive di qualsiasi armamento. Nel corso degli anni 60, alcuni di questi B-57 dall'ala maggiorata furono dotati di fotocamere con un potere risolvente incredibile.
due RB-57 sono stati utilizzati dalla NASA fino ai giorni nostri. Senza la Rado 234 Blitz, forse non ci sarebbero stati né il Canberra, né l'Ilyushin 28, né l'Handley Page Victor. Anche se, indubbiamente, l'elegante bireattore tedesco fu più valido come ricognitore che quale bombardiere, nonostante avesse un sistema di puntamento molto preciso e prestazioni eccellenti. Il suo armamento, che oggi appare scarso, va confrontato con quello dei suoi avversari dell'epoca, come i Mosquito e i B-26. In ogni caso, una macchina con un posto importante nella storia.